Si dice che le isole Canarie siano la cristallizzazione dell'amore tra mare e vulcano. Capì il significato di questa frase solo dopo essere arrivato a Lanzarote. Essa è un basso paradiso fatto di granelli di sabbia vulcanica nera e liscia, la cui terra è leggermente ondulata. Se si lascia correre lo sguardo in lontananza, non si vede altro che nero e rosso rame. Persino la distesa blu, schiacciata sotto il cielo infinito, è quieta. Qui tutto è di colore scuro. 300 crateri vulcanici ricoprono tutta l'isola. Una leggera brezza spira attraverso la pianura e le basse montagne si susseguono una dopo l'altra. Somiglia a un mondo immaginario di un quadro surrealista. Questo viaggio a Lanzarote è stato strutturato da Giulia e Filippo, un evento fotografico per fotografi che vogliono cimentarsi in scatti a modelle immerse in ambientazioni magnifiche, a dir poco surreali. Il tutto contornato da diverse uscite dedicate a visitare e a scoprire l'isola, come il mercato di Teghise, o come lo chiamano loro, il mercadillo di Teghise. È il mercato di punta di Lanzarote. Teghise è ricca di storia, essendo il più antico insediamento di tutte le Canarie. Data la grande estensione del mercato, qua puoi trovare di tutto, da stand gastronomici a bancarelle di gioielli, scarpe, ceramica, borse, dipinti, abbigliamento, eccetera, eccetera, eccetera. Da che classe la rieme, io scoppioio, ovviamente non sono mancati momenti divertenti come questo. Dai, ma ancora stiamo bruttissimi. Proviamola così, però poi vediamo. Sì, tanto cade il telefono. Tranquillo. Non è partito. Abbassava una fortuna. Ma infatti, non c'era bisogno. Ecco. Siamo nel flow. Se puoi, vamos. Hola. Fuera de masa o dentro? Dentro tendría que montar yo la mesa. Yo fuera. Se no hay el sol, fuera. I giorni seguenti sono stati un susseguirsi di location mozzafiato dentro a canyon e buchi scavati dentro i vulcani, per terminare il tutto su scogliere a strapiombo sul mare, con il rumore delle onde che si infrangeva sugli scogli e i gabbiani che volavano alti nel cielo. Come sempre, quest'isola mi lascia solo delle good vibes e dei momenti che non dimenticherò mai. È piccola ma accogliente, è arida ma allo stesso tempo ricca di posti, strade e panorami che ti fanno innamorare perdutamente di lei.